A tutti giunga un cordiale saluto, ancora l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono, da Roberto Colangeli alla Consol per la parte tecnica. Amici, siete collegati con l'Aula Paolo VI in Vaticano per partecipare al consueto incontro settimanale di Papa Francesco con i pellegrini convenuti a Roma. Quella... Eh, odierna e la terza udienza generale eh, del nuovo anno. Oggi, infatti, lo ricordiamo ancora una volta: è mercoledì 19 gennaio e il Pontefice dedicherà la sua catechesi a San Giuseppe. Oggi, il tema eh, di oggi è San Giuseppe, padre della tenerezza. Eh, facendo un salto indietro alla scorsa settimana la catechesi del Papa era sempre dedicata alla figura di San Giuseppe, San Giuseppe il falegname e il Papa ha invitato, come ricorderete, ha invitato la Chiesa a domandarsi come riscattare il lavoro dalla logica del mero profitto in modo che possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della persona. San Giuseppe ha detto impegnato in un mestiere duro come quello del falegname e carpentiere nella Palestina ai tempi di Gesù ecco il carpentiere era quello che si occupava della costruzione delle case ecco, come sentite in sottofondo questo applauso ha accolto l'ingresso qui in aula Paolo VI di Papa Francesco che si sta avviando alla sede dove tra poco con il segno della croce darà inizio all'udienza generale di quest'oggi. Brevemente vi ricordo che a partire dal 18, quindi da ieri, sino al 25, Vivremo questa settimana per l'unità dei cristiani, sicuramente farà un, qualche accenno anche Papa Francesco. Bene, come sentite, un prelato della Segreteria di Stato dà inizio a questo quest incontro settimanale. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Il padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dal libro del profeta Osea, quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Parola di Dio. du livre du prophète Osée. J'ai aimé Israël dès son enfance et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. parole du seigneur A reading from the prophet Hosea When Israel was a child I loved him and out of Egypt I called my son Yet it was I who taught Ephraim to walk I took them up in my arms and I led them with cords of compassion, with the bands of love, and I became to them as one who raises an infant to his cheeks, and I bent down to them and fed them. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch des Propheten Hosea Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo mismo enseñé a Efraín a caminar y lo tomaba en mis brazos. Con afecto humano, con lazos de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Palavra de Deus, leitura do livro de, do profeta Oseias. Quando Israel era ainda menino, eu amei-o e chamei do Egito meu filho. Eu ensinava Efraim a andar, trazia-o nos meus braços. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles, como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Inclinei-me para ele, para lhe dar de comer. Palavra do Senhor. قراءه من سفر هوشع النبي لما كان اسرائيل صبيا احببته ومن مصر دعوت ابني انا درجت افرائما وحملتهم على ذراعي بحبال البشر بروابط الحب اجتذبتهم وكنت لهم كمن يرفع الرضيع الى وجنتيه وانحنيت عليه واطعمته كلام الرب Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu, a przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na sferami ona ich brałem. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu, i nakarmiłem go. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei approfondire la figura di San Giuseppe come padre nella tenderezza. Nella Lettera Apostolica a Patri Scorde, ho avuto modo di riflettere su questo aspetto della tenerezza, un aspetto della personalità di San Giuseppe. Infatti... Anche se i Vangeli non ci danno particolari su come egli abbia esercitato la sua paternità, però possiamo stare certi che il suo essere uomo giusto si sia tradotto anche nell'educazione data a Gesù. Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Così dice il Vangelo. Come il Signore fece con Israele, così egli gli ha insegnato a camminare a Gesù, tenendolo per mano. Era per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare. È bella questa definizione della Bibbia che fa vedere il rapporto di Dio col popolo di Israele. Nello stesso rapporto pensiamo che sia stato quello di San Giuseppe con Gesù. I Vangeli attestano che Gesù ha usato sempre la parola padre per parlare di Dio e del suo amore. Molte parabole hanno come protagonista la figura di un padre. Tra le più famose c'è sicuramente quella del Padre Misericordioso raccontata dall'Evangelista Luca. Proprio in questa parabola si sottolinea, oltre all'esperienza del peccato e del perdono, anche il modo con cui il perdono giunge alla persona che ha sbagliato. Il testo dice così: Quando era ancora lontano dalla casa, il figlio peccatore che si aveva allontanato, cioè, quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli, corre, gli corse incontro gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio si aspettava una punizione, una giustizia che al massimo gli avrebbe potuto dare il posto di uno dei servi, ma si ritrova avvolto dall'abbraccio del padre. La tenerezza è qualcosa di più grande della logica del mondo. È un modo inaspettato di fare giustizia. Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare che Dio non è spaventato dai nostri peccati. Mettiamoci questo bene nella testa. Dio non si spaventa dei nostri peccati. È più grande dei nostri peccati. E Padre, è amore, è tenero. Non è spaventato dai nostri peccati, dai nostri errori, dalle nostre cadute, ma è spaventato della chiusura del nostro cuore. Così lo fa soffrire. È spaventato dalla nostra mancanza di fede nel suo amore. C'è una grande tenerezza nell'esperienza dell'amore di Dio ed è bello pensare che il primo a trasmettere a Gesù questa realtà sia stato proprio Giuseppe. Infatti le cose di Dio ci giungono sempre attraverso la mediazione delle esperienze umane. Un tempo fa, non so se l'ho raccontato questo, un gruppo di, di giovani che fanno teatro, un, un gruppo giovani pop, no avanti, e, e sono stati colpiti da questa parabola del Padre Misericordioso e, avamo, e hanno, detto, hanno deciso di, di fare un'opera di teatro pop con, questa, con questo argomento, con questa storia. E l'hanno fatta bene. E tutto l'argomento è alla fine che un amico ascolta al figlio, che si aveva allontanato dal padre, che voleva tornare a casa, ma aveva paura che il papà lo cacciasse via e, e lo punisse e queste cose. E l'amico gli dice, in quell'opera pop, «Ma manda un messaggero e di che tu vuoi tornare a casa» e se il papà ti riceverà che metta un fazzoletto alla finestra, quale finestra che tu la vedrai appena prendi il cammino finale. Così è stato fatto e l'opera con canti e balli continua fino al momento che il figlio entra nel, nella strada finale e si vede la casa e quando alza gli occhi Vede la casa piena di fazzolettini bianchi, piena, non uno, tutte le finestre, tre, quattro per finestra. Così è la misericordia di Dio. Non si spaventa del nostro passato, delle nostre cose brutte, no, soltanto si spaventa della chiusura. Così tutti noi abbiamo conti eh, da risolvere, ma fare i conti con Dio è una cosa bellissima perché noi cominciamo a parlare e lui ci abbraccia, la tenerezza. Allora possiamo domandarci se noi stessi abbiamo fatto esperienza di questa tenerezza e se a nostra volta ne siamo diventati testimoni. Pensiamo, infatti la tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva, sentimentale, no, è l'esperienza di sentirsi amati, di sentirsi accolti proprio nella nostra povertà, nella nostra miseria e quindi trasformati dall'amore di Dio. Dio non fa affidamento solo sui nostri talenti, no, ma anche sulla nostra debolezza redenta. La de nostra debolezza è redenta e lui si affida a quello. Questo ad esempio fa dire a San Paolo che c'è un progetto anche sulla sua fragilità. Così infatti scrivi alla comunità di Corinto, affinché io non monti in superba, è stata data la mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che allontanasse da me questo ed egli mi ha detto, ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Signore non ti toglie tutte le debolezze ma ci aiuta a camminare con le debolezze, lui prendendoci per mano. Ma come mai? Sì, prende per mano le nostre debolezze, noi con le debolezze, vicino a noi. Questo è tenerezza. L'esperienza della tenerezza consiste nel vedere la potenza di Dio passare proprio attraverso ciò che ci rende più fragili, a patto però di convertirsi dallo sguardo del maligno che ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, mentre lo Spirito Santo la porta alla luce con tenerezza. E la tenerezza è la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Guardate come l'infermiere gli e gli infermieri toccano le ferite degli ammalati con tenerezza per non ferirle di più. E così tocca il Signore le nostre ferite con la stessa tenerezza. Per questo è importante incontrare la misericordia di Dio, specie nel sacramento della riconciliazione, nella preghiera personale con Dio, facendo un'esperienza di verità e tenerezza. Paradossalmente anche il maligno può dirci la verità. Lui è bugiardo, ma si arrangia per dirci la verità, per portarne, portarne alla bugia. Ma il maligno lo fa e per condenarci. Il Signore ci dice la verità per tendere la mano e salvarci. Noi sappiamo però che la verità che viene di Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci perdona. Dio perdona sempre. Mettete bene questo nella testa e nel cuore. Dio perdona sempre. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Ma Lui perdona sempre. Le cose più brutte. Ci fa bene allora specchiarci nella paternità di Giuseppe, che è uno specchio della paternità di Dio, e domandarci se permettiamo al Signore di amarci con la sua tenerezza, Trasformando ognuno di noi in uomini e donne capaci di amare così. Senza questa rivoluzione della tenerezza, ci vuole una rivoluzione della tenerezza, e senza questa rivoluzione della tenerezza rischiamo di rimanere imprigionati in una giustizia che non permette di rialzarsi facilmente e che confonde la redenzione con la punizione. Per questo, Oggi voglio ricordare in modo particolare i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in carcere. È giusto che chi ha sbagliato paghi per il proprio errore, ma è altrettanto giusto che chi ha sbagliato possa redimersi dal proprio errore. Non, si possono, non, non possono esserci condanna senza finestre di speranza. Qualsiasi condanna ha sempre una finestra di speranza. Pensiamo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle carcerati, e pensiamoci alla tenerezza di Dio con loro e preghiamo per loro perché trovino in quella finestra di speranza una via di uscita verso una, una vita migliore. Concludiamo con questa preghiera. San Giuseppe, padre della tenerezza, insegnaci ad accettare di essere amati proprio in ciò che in noi è più debole. Fa che non mettiamo nessun impedimento tra la nostra povertà e la grandezza dell'amore di Dio. Suscita in noi il desiderio di accostarci alla riconciliazione per essere perdonati. Anche resti capaci di amare con tenerezza i nostri fratelli e le nostre sorelle nella loro povertà. Sii vicino a coloro che hanno sbagliato e per questo pagano prezzo. Aiutali a trovare insieme alla giustizia anche la tenerezza per poter ricominciare. E insegna loro che il primo modo di ricominciare Et demander sincèrement pardon pour sentir la carezza del Padre. Merci. Très Saint Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape. Aujourd'hui, nous approfondissons la figure de Saint Joseph comme un père de tendresse. Dans les Évangiles, Jésus utilise souvent la figure du père pour parler de Dieu et de son amour. Ainsi, la, parole, la parabole du Père miséricordieux insiste sur la manière dont le pardon atteint celui qui a péché. Le Fils prodigue s'attend à une punition ou à une justice qui lui aurait donné tout au plus la place de l'un des serviteurs, mais il se retrouve dans les bras de son Père. La tendresse est quelque chose de plus grand que la logique du monde. Elle est une façon inattendue de rendre justice. Il y a une grande tendresse dans l'amour de Dieu. Et il est beau de penser que la première personne à transmettre cela à Jésus fut Joseph lui-même. Il est essentiel de faire nous-mêmes l'expérience de cette tendresse de Dieu pour en devenir les témoins. Ce n'est pas une question d'émotion ou de sentiment, mais la conviction de se sentir aimé et accueillis précisément dans notre pauvreté et dans notre misère. Le sacrement de la réconciliation est ainsi le lieu par excellence pour faire l'expérience de cette tendresse de Dieu pour nous en toute vérité. C'est en nous laissant aimer que nous, devons, que nous devenons à notre tour capables d'aimer davantage. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente le persone di lingua francese presenti oggi. Questa mattina preghiamo in particolare per coloro che sono in carcere. La tenerezza di Dio li refunga nel loro cammino di riparazione e di ritorno nella società, e susciti in ognuno di noi un grande desiderio di conversione. Dio vi benedica. saluto cordialmente le persone di lingua presenti oggi. Ce matin, prions tout particulièrement pour ceux qui sont en prison. Que la tendresse de Dieu les rejoigne dans leur chemin de réparation et de réinsertion dans la société et qu'elle suscite en chacun d'entre nous un grand désir de conversion. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the figure of St. Joseph, we now consider his example of fatherly love and its importance in the life of Jesus. In the Gospels, significantly, Jesus always appeals to the image of an earthly Father when speaking of his heavenly Father and his love. We see this especially in the parable of the prodigal son, which speaks not only of sin and forgiveness, but also of the love that renews and redeems broken relationships. Like the prodigal son, we too are invited to acknowledge our sins and failings. But also to let ourselves be changed by the loving embrace of the Lord. God's tender love is also seen in the trust He places in us to carry out His will by the power of His grace, which works even through our human weaknesses. As a loving Father, God helps us to see the truth about ourselves in order to make us grow to spiritual maturity in Christ that is why it is so important to encounter his merciful love in the sacraments especially the sacrament of reconciliation through st joseph's intercession may we learn to follow christ and to be witnesses to the transforming power of his divine love the holy father will now greet the english-speaking faithful in italian quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America. Saluto inoltre i sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, preghiamo perché tutti i discepoli di Cristo perseverino nel cammino dell'unità. Su tutti voi e su tutte le vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English speaking pilgrims and visitors, especially those from the United States of America. I also greet the priests of the Institute for Continuing Theological Education of the Pontifical North American College. In this week of prayer for Christian unity, let us pray that all of Christ's followers will persevere on the path towards unity. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, den Heiligen Josef, dürfen wir uns als liebevollen Vater vorstellen. Gewiss auch auf dem Hintergrund dieser Erfahrung verwendet Jesus zur Veranschaulichung der Liebe Gottes gerne das Wort Vater. So etwa im Gleichnis vom barmherzigen Vater, wo der Sohn eigentlich auf eine gerechte Strafe gefasst war, der Vater ihn nach seiner Umkehr dann aber voll Freude in die Arme schließt. Die Zärtlichkeit Gottes übersteigt die Logik der Welt. Sie ist Gottes Art, Gerechtigkeit zu üben. Gott erschreckt sich nicht vor unseren Sünden, Fehlern und Schwächen. Er fürchtet vielmehr die Verschlossenheit unserer Herzen und unseren mangelnden Glauben an seine Barmherzigkeit. Diese ist nicht so sehr eine emotionale Angelegenheit, sondern die Erfahrung, trotz oder gar wegen unserer Armseligkeit und Schwachheit geliebt und angenommen zu sein. Gott vertraut nicht nur auf unsere Talente, er kann sein Heil auch durch unsere Schwäche hindurchwirken. Dazu müssen wir uns aber öffnen für seine Barmherzigkeit, die er uns in besonderer Weise im Sakrament der Versöhnung mitteilt. Ich denke heute an unsere Brüder und Schwestern im Gefängnis. Es ist gerecht, dass diejenigen, die Unrecht getan haben, dafür gerade stehen müssen. Ebenso ist es ein Erfordernis der Gerechtigkeit, ihnen die chance der Umkehr, der Vergebung und eines Neuanfangs gewährt wird. Saluto i fedeli di lingua tedesca. Abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio e degli altri. Anche noi, perciò, siamo chiamati a essere misericordiosi e pronti a perdonare. San Giuseppe, padre della tenerezza, vi insegni questo atteggiamento di misericordia e vi accompagni con la sua intercessione. Ich grüße die Gläubigen deutscher Sprache. Wir alle bedürfen der Barmherzigkeit Gottes und unserer Mitmenschen. Deshalb sollen auch wir barmherzig sein und bereit zu verzeihen. Der heilige Josef lehre euch als liebevoller Vater diese Haltung der Barmherzigkeit und stehe euch mit seiner Fürsprache bei. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos portan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre San José como padre en la ternura. Los evangelios no dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre. En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios que sin detenerse en los errores de su hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón, que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura, para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y a aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de Pastor Universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Para Jesus. São José foi um pai cheio de ternura, como se lê no livro de Oseias a propósito de Deus com Israel, assim José ensinou o filho a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Estas palavras ouvimos-las no início da audiência. E bem podem expressar a paternidade de José, tal como a viu e viveu Jesus. Como sabemos? Pela forma como o próprio Jesus falava de Deus e do seu amor, usando a palavra Pai. Pensemos, por exemplo, no acolhimento do filho pródigo pelo Pai Misericordioso. Quando ainda estava longe, escreve o evangelista Lucas. O pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. O filho estava à espera de uma punição, contentando-se em ser tratado como um dos criados. E, ao contrário, vê-se abraçado pelo pai. Na experiência que Jesus tem do amor de Deus, há uma grande ternura. E podemos imaginar que o primeiro a transmitir-lhe foi precisamente José. De facto, as coisas de Deus chegam-nos sempre através da mediação de experiências humanas. Faz-nos bem espelhar-nos na paternidade de São José e perguntar-nos se deixamos o Senhor amar-nos com a mesma ternura, transformando cada um de nós à sua imagem e semelhança. Sem abraçar esta revolução da ternura, corremos o risco de ficar prisioneiros de uma justiça que não permite facilmente a uma pessoa erguer-se, confundindo redenção com punição. Por isso, hoje, quero recordar, de modo particular, os nossos irmãos e irmãs reclusos na prisão. Se é justo que a pessoa que errou pague pelo próprio erro, mais justo ainda é que ela se possa redimir do erro. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa. Com sentimento de fraterna estima, vi saluto, caríssimos fratelli e sorelle, que professate em português a fé no único Signore de ogni popolo in ogni lingua". e em ogni língua. Vi incoraggio affinché, bandendo ogni forma de indiferença, Confusione e odiosa rivalità, collaboriate con tutti i cristiani per amore di Cristo. Uniamoci tutti nel Suo nome. Anche io, a nome Suo, vi benedico, augurandovi di portare tanto frutto nella pace, cooperazione e unità tra i vostri familiari e i vostri coterrani. Grazie. a traduzione delle Palavras. Com sentimentos de fraterna estima, saúdo-vos, queridos irmãos e irmãs, que professais em português a fé no único Senhor de todos os povos e línguas. Encorajo-vos a que, banindo qualquer aparência de indiferentismo, confusão e odiosa rivalidade, possais colaborar com todos os cristãos por amor de Cristo. Unamo-nos todos sob o seu nome. Também eu, em seu nome, vos abençoo, desejando-vos que fortifiqueis abundantemente na paz, cooperação e unidade entre os vossos familiares e conterrâneos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معًا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع احبائكم ايضا وخاصة للاطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتالمين وسيبارك كذلك المسابح والاشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. اليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على حنان الاب في القديس يوسف وقال: لم تعطنا الاناجيل تفاصيل حول كيف مارس يوسف ابوته، لكننا نعلم انه كان رجلا بارا وان ذلك ظهر في تربيته ليسوع. وتشهد الاناجيل ان يسوع استخدم دائما كلمه اب للكلام عن الله ومحبته. وفي كثير من الامثال كانت شخصيه الاب هي الشخصيه الرئيسيه ومن اشهر تلك الامثال مثل الابن الضال والاب الرحيم الذي رواه لوقا الانجيلي في هذا المثل بالاضافه الى اختبار الخطيئه والغفران اشاره واضحه الى الطريقه التي تم بها الغفران الحنان امر فوق منطق العالم انه طريقه غير متوقعه لتحقيق العداله لهذا يجب الا ننسى ابدا ان الله لا يخاف من خطايانا واخطائنا وسقطاتنا لكنه يخاف من انغلاق قلوبنا ومن قله ايماننا بمحبته ومن الجميل ان نفكر ان اول من علم يسوع وجعله يختبر الحنان هو يوسف نفسه والان لنسال انفسنا هل اختبرنا نحن هذا الحنان وصرنا نحن بدورنا شهودا له وليس الحنان مساله عواطف او مشاعر بل هو خبره وهي ان نشعر بان هناك من يحبنا ويرحب بنا بالرغم من فقرنا وبؤسنا وقال قداسته لننظر الى انفسنا في ضوء ابوه يوسف ولنتساءل هل نسمح للرب يسوع ان يحبنا بالحنان نفسه فيحول كل واحد منا إلى رجال ونساء قادرين أن يحبوا بالطريقة نفسها والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluti fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, padre della tenerezza, di suscitare in noi il desiderio di accostarci alla riconciliazione per essere perdonati e resti capaci di amare i nostri fratelli E le nostre sorelle nella loro povertà, e di essere vicini a coloro che hanno sbagliato, insegnando loro che il primo modo di ricominciare è domandare sinceramente perdono. Signori, benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Uchayyil oh, al Natikina bil Lugati l'Arabia, l'inas'al al-Qiddiese Yusuf, abel Hanan. أن يشعل فينا الرغبة في أن نقترب من سر المصالحة حتى ننال الغفران ونكون قادرين أن نحب إخوتنا وأخواتنا في فقرهم وأن نكون قريبين من الذين أخطأوا فيعلموا أن الطريقة الأولى للبدء من جديد هي أن يطلبوا الغفران صادقين بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego: Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym zgłębić postać świętego Józefa jako czułego Ojca. Miałem okazję zastanowić się nad tym aspektem Jego osobowości w liście apostolskim Patris Corde. Ewangelie świadczą o tym, że Jezus zawsze używał słowa Ojciec, mówiąc o Bogu i Jego miłości. Bohaterem wielu przypowieści jest postać Ojca. Jedną z najbardziej znanych jest ta o miłosiernym ojcu. Podkreśla ona nie tylko doświadczenie grzechu i przebaczenia, ale także sposób, w jaki przebaczenie dociera do osoby, która dopuściła się zła. Syn spodziewał się kary, a tymczasem znalazł się w objęciach czułego ojca. Czułość jest czymś większym niż logika świata. Jest to nieoczekiwany sposób wymierzania sprawiedliwości. Dlatego nigdy nie wolno nam zapomnieć, że Boga nie przerażają nasze grzechy, błędy, upadki, lecz przeraża go zamknięcie naszych serc, nasz brak wiary w Jego miłość. Cudownie jest pomyśleć, że pierwszą osobą, która przekazała tę rzeczywistość Jezusowi, był sam Józef. Rzeczy Boże bowiem zawsze przychodzą do nas za pośrednictwem ludzkich doświadczeń. Czułość jest doświadczeniem poczucia, że jesteśmy miłowani właśnie w naszym ubóstwie i nędzy, które możemy odkryć zwłaszcza w sakramencie pojednania. Bez tej rewolucji czułości grozi nam, że będziemy uwięzieni w sprawiedliwości, która nie pozwala nam łatwo się podnieść i która myli odkupienie z ukaraniem. Pozwólmy więc, aby Pan nas miłował z czułością. facendoci dolni do miłowania innych. Obecchio Svento, saluto tutti i polacchi in lingua italiana. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Ieri abbiamo iniziato la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il compito di ogni battesato è impegnarsi per ciò che Gesù desiderava, che tutti siano uno. Mi invito a pregare affinché tutti i cristiani Scoprendo la tenerezza dell'amore di Dio, si reciprocamente. Vi benedico di cuore. Oto słowa ojca świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj rozpoczęliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Zadaniem każdego ochrzczonego jest troska o to, czego pragnął Jezus, aby wszyscy byli jedno. Zapraszam Was, abyście się modlili, by wszyscy chrześcijanie, odkrywając czułą miłość Bożą, miłowali się wzajemnie. Serdecznie Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Il mio pensiero va alle popolazioni delle isole di Tonga, colpiti nei giorni scorsi dall'eruzione del vulcano sottomarino, che ha causato ingenti danni materiali. Sono spiritualmente vicino a tutte le persone provate, implorando da Dio sollievo nella loro sofferenza. Invito tutti ad unirsi a me nella preghiera per queste fratelli e sorelle. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le partecipanti al capitolo generale. Delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Istituto Ravasco. Le Suore della Madre di Dio, venute dalla Romania. Gli allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila. E i membri della Fondazione Davida delle Ini Torino. Tutti vi assorto ad essere sull'esempio San Giuseppe, testimoni della tenerezza e della misericordia del Signore. Saluto poi i lavoratori della compagnia aerea Air Italy. E auspico. Aus che la loro situazione lavorativa possa trovare una positiva soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. È importante custodire i diritti lavorativi di tutti. Il mio pensiero va infine in modo speciale agli anziani ai giovani, ai malati e ai sposi novelli. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che è iniziata ieri ci invita a chiedere al Signore con insistenza il dono della piena comunione tra i credenti e a tutti la mia benedizione. Pater noste, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celis, Domino viscum, Et con spiritu tuo. Sin si nomine Domini benedictum. Ex hoc nunc e usque in saeculo. Aiutere il in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, Fili, Spiritus Sancti. Amen. Ah. la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi mercoledì 19 gennaio. Si è trattato della terza udienza eh, dall'inizio del nuovo anno. Come avete potuto seguire, la catechesi di Papa Francesco è stata dedicata ancora una volta alla bellissima figura eh, di San Giuseppe. In particolare oggi il Papa ha parlato di San Giuseppe come padre nella tenerezza, ma ne mm, riassumeremo un po' questa la catechesi, la riassumeremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io restituisco subito la linea alla regia.